Buonasera a tutti i nostri ascoltatori virtuali. Io sono Emiliano Di Nolfo, questo è un appuntamento del festival dall'altra parte del mare in versione off, Ops. off in senso. L'inversione Praticamente ops. ci sono Enrico Bargnani e Luca Crovi. Stavo per dire Salve. Matteo perché ha l'account del figlio. E siamo qui a parlare di giallo, siamo qui a parlare di un genere che amiamo molto. Enrico e Luca sono una coppia affiatatissima, a volte anche una coppia comica affiatatissima, ormai affezionati frequentatori del Festival di Florina Singiallo. Non so bene infatti cosa ci faccio io qua, se non per il fatto che anche io sono un appassionato frequentatore di Florina Singiallo, per cui ci vediamo ogni anno e ci divertiamo moltissimo insieme. Siamo qui a presentare due libri, ma a parlare in generale del genere che amiamo. Uno è l'ultimo libro di Luca Crovi, che è Storia del giallo italiano, una cavalcata dalle origini fino a oggi. E l'ultimo libro di Enrico Pandiani, che si intitola Il Gourmet. Cena sempre due volte ed è un ritorno di Pandiani, che è uno dei maggiori esponenti del giallo italiano, di questo forse ne parliamo tra poco, che torna alle atmosfere parigine, questa volta senza les italiens, forse. Allora, io comincerei con una domanda, cercando di collegare i due libri uno con l'altro, ed è questo. Inviterei entrambi a dirmi perché c'è un legame così stretto, così importante tra la letteratura criminale e il cibo, e la buona cucina, l'atto del mangiare, i ristoranti, le ricette. Ci sono tantissimi investigatori gourmet, ci sono tantissimi grandi personaggi che hanno fatto del loro amore per il cibo, i cui autori hanno fatto dell'amore per il cibo dei loro personaggi una caratteristica importantissima proprio nella costruzione del personaggio. E volevo chiedere se vi siete dati una spiegazione. Chi comincia? Maestro. Il maestro Crovi, altrimenti detto Wiki Crovi. Allora, io ti do una spiegazione che parte dagli inizi, no? Noi siamo quello che mangiamo. Quindi, se i giallisti raccontano, come in un grande affresco di romanzo sociale, il nostro mondo, e in particolare quello criminale, non possono che raccontarlo attraverso il cibo. Tieni presente che questo rapporto col cibo in Italia inizia fin autori come Mastriani, ma anche come Emilio De Marchi, mettono il cibo dentro le loro storie, il cappello del prete, ma anche dentro al mio cadavere, utilizzando praticamente come racconto quello delle osterie, quello delle stamberghe, quello dei posti dove si va a mangiare anche in maniera povera. Tieni presente che un autore come Carlo Emilio Gadda, quando racconta il suo commissario in gravallo, comincia a raccontarlo dalle macchie di sugo che ha sulla camicia. E quando comincia a raccontarlo, dice che è uno che mangia delle cose pesanti, che non le digerisce, che gli rimangono sullo stomaco. E proprio per questo probabilmente è uno che ogni tanto ha dei crucci e c'ha questo rapporto con lo gnommero, come viene descritto dentro nel libro, che è un rapporto in realtà con qualcosa di complicato, di non assorbito, di non digerito. Ovviamente Gadda, che è uno dei primi a raccontare questo rapporto col cibo, è stato poi imitatissimo da altri autori, perché poi c'è stata una grande rivoluzione sul rapporto tra il noir e il cibo che è legata ad alcuni personaggi particolari. Uno, Nero Wolfe, che ha un rapporto con la cucina particolare e che ha un rapporto con la cucina americana da una parte, con la cucina svizzera dall'altra e con quella francese dall'altra, e questo ci collega ovviamente con il romanzo del mio amico Enrico Pandiani, che della cucina francese, insomma, fa la quinta essenza in questo libro che lui ha scritto. E se Nero Wolfe è un uomo che con le sue avventure ci apre la porta sul mondo dei gourmet,
Tieni presente che già Sherlock Holmes, raccontato da Conan Doyle, faceva delle colazioni pazzesche e c'era la sua padrona di casa che gliele cucina e fa la cucina scozzese. Ma per arrivare alla vera rivoluzione bisogna arrivare a Vázquez de Montalbán, che con le storie di Pepe Carvalho fa della cucina, dei gourmet e del racconto noir abbinato alle ricette qualcosa di particolare. Ma le ricette erano già presenti nella cucina della signora Maigret, che cucina per suo marito e cucina in maniera diversa rispetto a quello che suo marito mangia nei bistrò. Quindi quando Simenon deve raccontare il mangiare alto e il mangiare basso, gioca tra queste due identità di Maigret, cioè Maigret a casa come marito e Maigret come poliziotto per la strada. Ovviamente la cucina, il nostro maestro Emiliano sa che è stata utilizzata tantissimo anche da Alfred Hitchcock in tutti i suoi film. In ogni film ci sono dei particolari alimentari particolari. Non lo so, in Psycho c'è la scena dei tramezzini con il latte che viene portata da Anthony Perkins alla sua vittima. Ma se pensate a un film come Frenzy, il commissario protagonista c'ha la moglie che cucina solo cucina francese e lui invece vorrebbe mangiare dei salsiccioni con la birra. E ogni volta che Hitchcock introduce il cibo, lo fa o per spaventarci o per crearci una situazione divertente. Pensate che quando lanciò Gli uccelli, fece uno spot dove lui mangiava un polletto e il polletto a un certo punto si anima e lo spaventa. Hitchcock aveva la passione per dei cibi particolari, se li faceva mandare a casa. E anzi, quando è stato costretto a ridurre i cibi, c'è una scena molto bella nel film dove lo interpreta Anthony Hopkins, aveva il problema che non poteva più mangiare certe cose che gli arrivavano dalla Francia particolari, e la moglie lo aveva messo a dieta perché la produzione doveva risparmiare principalmente sul cibo. Ritornando a Montalbán, che con il suo Pepe Carvalho riporta poi in letteratura l'immagine del cibo, del gourmet, eccetera, quell'immagine che lui utilizza e quella forma di alimentazione che lui usa nei suoi romanzi viene ripresa in tutto giallo mediterraneo, per cui la potete trovare nei libri di Bruno Morchio, ma la potete trovare anche nei libri di Petros Markaris con il suo Castascarito, se la moglie che cucina e che ha la passione per fare la cucina tipica greca, ma soprattutto quella passione per la cucina entra profondamente in tutta la narrativa di Andrea Camilleri, che con Montalbano ha la possibilità di raccontare la cucina casalinga, ma anche la cucina della trattoria dove va Montalbano a mangiare. Ci sono delle scene molto belle anche di quello che questa trattoria gli procura e gli dà da mangiare, che lui non può mangiare da nessun'altra parte. E su alcuni di questi cibi viene costruita anche la psicologia e la struttura delle storie. Pensate agli arancini di Montalbano, che sono diventati anche una fiction televisiva, ma che sono importanti come trasporto del protagonista nella memoria. Perché è così importante per il giallo usare questi elementi alimentari? Uno, per raccontare la territorialità dove vivono i personaggi. Due, per raccontare la loro umanità, la loro spontaneità. Tre, eventualmente per raccontare anche che questi cibi, come succede in un romanzo che mi si chiama Mi fido di te di Carlotto e Abate, possono essere in qualche modo alterati, falsificati e trasformati rispetto al loro contenuto. Il cibo è un modo per avvicinare il lettore, perché permette al lettore di provare sensazioni olfattive e di gusto che li portano a leggere ancora con più gusto i romanzi, cosa che sicuramente vi può succedere leggendo le storie ambientate a Parigi del nostro amico Enrico Pandiani, che di solito avrebbe potuto parlare di Bagna Cauda e invece, di origini torinesi, dentro al suo ultimo libro invece fa delle grandi sagre di formaggi e di altre specialità francesi, e che in realtà, ve lo dico in segreto, Les Italiens ce li schiappa dalla prima scena, perché i protagonisti di questo suo libro vanno a mangiare al ristorante dove vanno sempre Les Italiens a mangiare. Ma direi che possiamo passare al maestro Pandiani. Quanto è divertente, Enrico, mettere il cibo nelle storie noir che si scrivono, e quanto serve anche a caratterizzare i personaggi, i luoghi, le abitudini. Come sempre Luca Crovia ci ha dato 847 milioni di spunti. Io, che sono un
per metà, per parte di padre siciliano, saluto tutti i siciliani che ci stanno ascoltando e li invito a non tirare fuori l'annosa querela arancini, arancine, se l'arancino è maschio oppure è femmina, dalle nostre parti. Andrea Camilleri è di Porto Empedocle, mio papà è di Agrigento, sono mascoli, sono gli arancini. In molte altre parti della Sicilia invece sono femmine. Enrico, prego. Beh, insomma, Luca ha detto bene, il cibo caratterizza non solo i personaggi, non solo il paese, ma la cultura del paese, no? Qual è secondo me l'affinità fra il giallo e tra il romanzo di genere e la cucina? È che paese che vai, piatto che trovi, ma anche criminale che trovi, nel senso che sia la cucina che il crimine sono abbastanza diversi da paese a paese, no? Noi italiani lo sappiamo benissimo, perché abbiamo esportato sia la cucina, sia i cibi, sia il crimine, cioè insomma il crimine nostro, hanno imparato tutti dal nostro crimine, dal nostro cibo, insomma tutti quanti ce lo invidiano e tutti quanti ce lo temono. E quindi, come diceva Luca, non solo connota i personaggi, ma connota molto bene le loro città. Parlava prima di Marcaris, l'ultimo romanzo che è uscito di Marcaris è una quasi una saga del cibo, perché verte sul cibo popolare, è proprio tutto sul cibo popolare, e il cibo popolare probabilmente è dovunque si vada, è la base la base della cultura del cibo, nasce comunque sempre dal cibo popolare. Il romanzo giallo anche, è considerato forse la forma più popolare di narrativa, e quindi queste due cose si sposano alla perfezione insieme. Pepe Carvalho è stato il vero, probabilmente il vero iniziatore contemporaneo del cibo all'interno dei romanzi gialli, e secondo me è lui che è stato veramente molto copiato e molto che ha ispirato moltissimi autori a passare un po' di tempo e a far passare un po' di tempo ai loro personaggi a tavola, raccontando il cibo, raccontando questa cultura infinita, della quale peraltro noi italiani siamo in cima alla piramide, non ce n'è per nessuno. Io adesso scrivo questo romanzo che ho scritto, che in realtà è una guida, diciamolo, non è proprio c'è un piccolo romanzo che nasconde una vera guida, nel senso che è una guida per girare Parigi, per andare nei ristoranti, nei posti, per far vedere la mia Parigi, in realtà poi per me è la prima volta in cui in un romanzo il cibo ha questa importanza, cioè qui è più importante qua del cibo che non il resto della trama. E quindi questi due elementi, il giallo e il cibo, secondo me viaggeranno sempre insieme, perché sono nati insieme, insomma, no? Fanno parte della storia dell'umanità e lo saranno sempre. Senti Enrico, Manuel Vázquez Montalbán, proprio l'inventore di Pepe Carvalho, da buon barcellonese, chiunque sia stato a Barcellona lo sa, sostiene che il pane pomodoro sia l'archè del cibo, cioè il cibo che è proprio alle origini dell'atto del mangiare. E invece la cucina francese ha un po' fama di cucina sofisticata, tu in questo libro fai una sorta di, come dicevi, di guida gastronomica, soprattutto dei bistrò, dei posti meno conosciuti. È una fama meritata questa dell'eccessiva ricercatezza della cucina francese, oppure un po' una leggenda che noi italiani con campanilismo portiamo avanti? In parte lo è. In parte lo è, perché l'uso di salse, l'uso di tutta una serie di accessori al cibo, ovviamente toglie comunque la,
la genuinità, toglie fa male, fa ingrassare, fa... però hanno delle cose anche loro assolutamente semplici, tipo non so, l'insalata di porri bolliti con sulla cremina di senape è buonissima ed è, non è assolutamente sofisticata. La choucroute, che è il piatto forse principe dell'Alsazia, e poi alla fine un letto di crauti con sopra dei salumi affumicati, bolliti, quindi non ha, che poi si mangia con la senape, insomma, non è... Non, hanno un, come sempre loro hanno questa abitudine di rendere, di commercializzare bene il loro prodotto, no? Perché i vini, per esempio, i vini francesi sono considerati, no, il vino è il vino francese, poi ci sono tutti gli altri vini. In realtà anche qui uno potrebbe insomma obiettare, nel senso che io vengo dal Piemonte, per me il vino piemontese è il vino più buono che esiste al mondo, e i francesi proprio non ce n'è per loro, se io devo mettere in confronto le due, no, io bevo dei vini qui che costano 8,50 euro, che per bere la stessa cosa in Francia devo spendere 350 euro, cioè per avere lo stesso, quindi voglio dire, alla fine siamo anche in questo. Però io penso che... Paul, ti richiamo. Ciao. Io penso che alla fine sia quello che tu cerchi che è importante. Quindi in questo lungo gioco dell'oca che io ho raccontato nel mio romanzo guida, alla fine... c'è per tutte le tasche, per tutti i palati, insomma, anche perché poi più una città è grande, più c'è l'etnico, quindi ci sono i ristoranti di tutti i paesi del mondo, il cibo, del resto oggi se vuoi guadagnare dei soldi devi aprire un ristorante, se lo sai fare, quindi questo la dice lunga, no? La considerazione che la gente ha oggi per il cibo la dice lunga su quello che il cibo rappresenta, sulla cultura che rappresenta, sul fatto che unisce, coagula, si smangia, e quindi è importante. Una delle poche persone, forse una delle due personalità italiane inserite nella lista, nell'ultima lista delle 100 persone più influenti del mondo, è Massimo Bottura. Non tanto grazie all'osteria francescana, quanto grazie a quella grande idea che sono i refettori, questi ristoranti meravigliosi, perché anche gli indigenti hanno diritto alla bellezza, dice Bottura, e che lavorano però con materiali con materie prime di altissima qualità e che lottano contro lo spreco alimentare. Bottura è diventata uno degli chef più importanti del mondo, non tanto per le 3 stelle Michelin e per l'osteria francescana, quanto per questa grande idea di cibo, di qualità e di solidarietà. E adesso credo che siamo 5 o 6 in tutto il mondo, credo che sia per aprire anche Lima, perché la cucina peruviana è uno dei centri gastronomici del mondo. Cambiamo un po' argomento, richiamiamo in squadra Luca Crovi, il suo libro ce l'ho qui, sono in ufficio, non sono a casa, per cui non ho quello di Pandiani a portata di mano, e ricordo che un sacco di anni fa, quando uno si doveva studiare il giallo, il noir, eccetera, eccolo qua, dai. C'era pochissima bibliografia italiana, c'era forse un saggio di Petronio, quello del manuale di letteratura, il Petronio, che era stato uno dei pochi grandi critici letterari italiani dall'inizio a raccontare, a sostenere che il giallo non fosse paraletteratura, non fosse letteratura di serie B, ma che fosse letteratura a tutti gli effetti. E poi nel 2002 è uscito il primo dei saggi di Luca Crovi, che era Tutti i colori del giallo, edito sempre da Marsilio. Io ne ho una copia stropicciatissima perché l'ho studiato 1000 volte. E dunque chiederei a Luca che cosa è cambiato in questi 18 anni
tra il vecchio saggio e quello nuovo? Bah, l'idea mia era di scrivere un'opera diversa e un'opera che raccontasse non solo come era evoluto il genere in questi 18 anni, ma avesse un occhio da lontano anche più ampio dei primi due saggi che avevo scritto, perché io con Delitti di Carta Nostra, ma anche con Tutti i colori del giallo, avevo aperto una porta. Ovviamente prima di me c'erano stati, oltre a Peretonio, anche Loris Rambelli, che scrisse la prima storia del giallo italiano per Garzanti, ma c'era stato anche Massimo Carloni, che aveva scritto un libro molto interessante sull'atmosfera regionale del giallo. Io ho avuto la fortuna negli anni di poter intervistare quasi tutti gli autori che sono intervenuti in questo genere negli ultimi 20 anni. Avendoli conosciuti di persona, ho scoperto un sacco di aneddoti e quindi ho potuto mettere nel libro aneddoti raccontati in prima persona da questi autori. Alcuni sono aneddoti presi da interviste che ho fatto io, altri aneddoti che invece ho messo da parte ma che trovavo giusto raccontare. Nel libro scoprirete per esempio come è nato il progetto del nome della rosa di Umberto Eco, scoprirete perché Fruttero e Lucentini volevano raccontare una storia di città raccontando una storia di donna, scoprirete perché non hanno finito di scrivere il ciclo con il commissario Santa Maria, sentirete in prima voce autori come De Marchi, come Mastriani, come Carolina Invernizio, che raccontano il genere. L'idea era di fare un libro che, più che non un'enciclopedia del giallo o uno studio storico e letterario, fosse una sorta di romanzo o di racconto a puntate con gli autori che si raccontano, in modo che il critico che vive in me sparisse e invece il lettore appassionato fosse in compagnia di tanti altri lettori. Difatti il problema di questo libro è che quando lo leggete è contagioso e rischia di far spendere al vostro portafoglio più di quello che vi immaginiate, perché siccome riesco a suggestionare i lettori e a convincerli come un imbonitore di piazza, non a caso mio nonno vendeva magliette, mutandine eccetera al mercato e convinceva le signore con il sorriso, no? Di questa cosa li convinceva a comprare qualsiasi cosa. Io in questo libro, più che non convincervi a comprare i libri del Crovi, vi convinco a comprare i libri di Camilleri, di Pandiani, di Carlotto, di Mastriani. Quindi la cosa bella per me è che poi i lettori leggono il saggio e mi dicono: oh, ma sai che ci è piaciuto un sacco, ce ne consigli degli altri? Ed è quello che io da ragazzo facevo quando registravo le cassette dei dischi per gli amici e cercavo di trasmettere quell'emozione lì. Infatti stasera io non sono venuto in trasmissione per parlare del mio libro, ma per dirvi che domani esce il disco degli SDC. Questo era il mio obiettivo e dovete ascoltarlo già da mezzanotte, perché è un classico degli SDC come tutti i dischi degli SDC. Battute a parte, raccontare in questo libro tanti autori mi ha permesso di raccontare l'Italia, di raccontare l'evoluzione del genere e raccontare come tutti questi autori fanno un ritratto preciso dell'Italia e usano molto il romanzo sociale. Accettano il patto con i lettori, non li vogliono annoiare, perché la frase che troverai più ripetuta dagli autori che vanno da Gadda a De Angelis passando per Varaldo è che troppo spesso gli scrittori scrivono dei libri pesanti e la gente non li legge volentieri, mentre l'idea dei nuaristi è di avere tanti lettori, ma anche dei lettori che si appassionano alle storie che leggono. E ti chiudo con una battuta tornando al cibo. Curiosamente, noi abbiamo parlato prima del rapporto tra gli investigatori e il cibo, ma pensate che il rapporto più forte è quello tra i criminali e il cibo. Pensate al Padrino, pensate ai Sopranos, a tutte le scene in cui i gangster mangiano la pizza, gli spaghetti, gli arancini e trovano i propri contatti solo in locali dove si cucina. Questa cosa non è una cosa inventata. I locali dove si mangia sono quelli dove si fanno gli affari, quelli più belli ma anche quelli più terribili. Qualche anno fa Frederick Forsyth mi raccontò che per scrivere un suo romanzo che si chiama Lo Sciacallo, che raccontava la grande distribuzione della cocaina sul territorio europeo e internazionale, venne a Milano perché gli avevano suggerito quelli dell'intelligence inglese che Milano era un luogo di distribuzione importante.
lo portarono per una settimana a mangiare nello stesso ristorante abruzzano dove si incontravano dei criminali legati alla 'ndrangheta, e ogni volta lui li vedeva mangiare e dire alcune parole. Per lui osservarli mangiare, vedere cosa mangiavano, cosa ordinavano, come si muovevano, gli ha permesso di raccontare quei criminali. È ovvio che quando uno scrittore di noir deve territorializzare e anche raccontare la mala, raccontata al tavolo è una cosa incredibile, nel senso che progettano i piani criminali più pazzeschi. E al tavolo spesso succedono le cose più terribili. Vengono sparati, ammazzati, accoltellati. C'è la famosa scena del pranzo, quello degli intoccabili, dove si vede Robert De Niro che a un certo punto arriva con la mazza da baseball e ammazza uno dei suoi soci che è seduto lì al tavolo. Ma potrei citarti anche un film con Al Pacino, dove Al Pacino in realtà entra nel bar e poi dopo si chiude nel bagno, però il bar o il locale drugstore dove vediamo mangiare le persone fa sempre un'atmosfera di introduzione alla storia. Pensate anche a Quentin Tarantino, che in Pulp Fiction si diverte a raccontare una parte della storia mentre due dei protagonisti sono seduti e sono uno di fronte all'altro lì proprio in un locale di quel genere lì. Ecco, quei locali raccontano da una parte il nero e poi, se invece ci sono gli investigatori, raccontano il lato positivo. Chiudo con una battuta. È curioso che quando nasce l'hard boiled americano, gli investigatori inventati da Dashiell Hammett e da Raymond Chandler, ma non mangiano mai. C'è del whisky lì, cioè non hanno un rapporto col cibo sensato, anche se c'è una scena di Chandler dove il suo protagonista si cucina la pasta asciutta, però è una scena collaterale. Lì in realtà c'è un senso di desolazione e di digiuno totale che ti dà anche il senso della sofferenza degli eroi, che sostituiscono al cibo l'alcol fondamentalmente. Senza dubbio, mentre raccontavi mi è venuto in mente la scena del gangster di Scorsese che dentro il carcere taglia l'aglio con la lametta per tagliarlo sottilissimo, gesto che abbiamo provato a ripetere tutti, in effetti viene benissimo, l'aglio si riesce a tagliare in modo molto sottile. Enrico, senti, tu sei d'accordo con quest'idea che se ci fosse un filo rosso, se proprio fossimo obbligati a trovare un filo rosso nel giallo italiano, questo sarebbe il romanzo sociale? Beh, abbastanza. Io penso che il giallo italiano è dal libro di Luca, questa cosa viene fuori molto bene, è un giallo regionale, nel senso che attraverso le storie racconta questo paese, racconta la storia di questo paese e cerca anche di farci vedere la direzione nella quale stiamo andando, no? Prima si parlava di criminali ammazzati davanti alla tavola. Il cibo è veramente un legame forte delle storie, c'è sempre qualche storia attorno al cibo, anche storie terribili, voglio dire, non solamente edificanti. E quindi sì, penso proprio che la differenza che c'è fra il romanzo di genere italiano e il romanzo di genere di tanti altri paesi sia proprio il fatto di raccontare molto bene in maniera molto approfondita questo paese, le varie sfumature, le varie regioni, i vari modi di pensare, addirittura i modi di parlare. Noi usiamo molto il non dico, vabbè, Camilleri è un fin quasi esagerato, ma il dialetto è molto usato nelle inflessioni regionali, le inflessioni della lingua sono molto usate dai giallisti per aiutare il lettore a entrare all'interno di una dimensione che è la dimensione che viviamo tutti i giorni, ma che sappiamo essere diversa da un posto all'altro. Quindi attraverso i romanzi noi riusciamo a pensiamo a un romanzo come
romanzo criminale di De Cataldo, no? ci ha svelato i bassifondi di una città che in realtà per tutti era la città delle meraviglie, invece il romanzo criminale ci ha fatto vedere che c'è dietro anche il marciume. E quindi sì, sono perfettamente d'accordo su questo. In questo quadro io stesso quando racconto la mia città, non nei romanzi di Stalin ma negli altri, cerco di mostrarla, no, al lettore, di fargli vedere quali sono i problemi, quali sono le contraddizioni, quali sono le persone che vivono nella mia città. E quindi questo nel giallo italiano e nel romanzo di origine italiano avviene ed è molto ben fatto. Sì, le città nella letteratura di genere, nel giallo, nel noir, si dice spesso che sono quasi dei personaggi, e uno dei modi di raccontare la città è per esempio raccontarne i locali, i ristoranti e così via. No, mi chiedevo se tu ti senti il più internazionale dei giallisti italiani. E se secondo, chiederei anche a Luca se secondo lui Enrico lo è. Ma no, perché internazionale? Perché io in realtà racconto le storie degli italiani di seconda generazione che stanno a Parigi, no? Probabilmente quando mi è stato chiesto di scrivere il gourmet, mi è stato chiesto di scrivere di fare i ristoranti di Parigi, perché io scrivevo i miei romanzi parigini, questo, e poi perché la conosco bene. In realtà nei miei romanzi, anche gli italiani sono dei romanzi nei quali io alla fine racconto una mia visione di Parigi, una mia visione dei personaggi, e quindi comunque do una mia visione di quello che è la società. Noi siamo molto vicini con la Francia, non siamo lontani, siamo abbastanza compenetrati come tipo di atteggiamento. Se uno pensa alla Francia meridionale, Marsiglia, la Corsica, insomma, se non sono italiani poco ci manca, insomma, anche i nomi italiani. Quindi no, non mi sento internazionale. E soprattutto mi piace molto raccontare il nostro paese, la mia città, le contraddizioni che tutti i giorni leggiamo sui giornali e che ognuno di noi vive quotidianamente, insomma. Senti Luca, allora il cibo è importante per gli investigatori, il cibo è importante per i criminali, ma il cibo è molto importante anche per gli scrittori. Per cui, visto che siamo in chiusura, io chiederei a tutti e due, girate tutta l'Italia per i festival letterari, tra cui anche Plurinas, per esempio, e Alghero, dove ci siamo conosciuti e dove ci capita di incontrarci, chiederei, in tanti anni di tournée, perché poi sappiamo benissimo che la ragione per cui gli scrittori vanno ai festival è quella di mangiare bene e di bere del buon vino, chiederei un aneddoto e una ricetta della vostra vita di scrittori itineranti per i festival. Ma intendi una ricetta che abbiamo assaggiato a un festival? Che avete assaggiato in un festival è un allora piccolo. Di qualunque parte d'Italia e del mondo. Allora, io la cosa più curiosa che mi è capitato di mangiare, devo ammettere, l'ho mangiata a Florinas e l'ho mangiata assieme a Massimo Carlotto, ed è stata la pecora bollita, stufata con le verdure e con il pane in crosta, e che era stata preparata apposta per tutto il pubblico. Io non l'avevo mai mangiata in vita mia, ero convinto che la pecora fosse dura, invece è morbidissima ed è uno stufato particolare. Quando sono andato a Napoli, invece, spesso in compagnia di Maurizio De Giovanni e di Sergio Brancato, che è uno degli sceneggiatori che scrivono Il commissario Ricciardi a fumetti e I bastardi di Pizzo Falcone sempre a fumetti, ho scoperto un'altra roba per me deliziosa, che è la genovese. La genovese è uno spezzatino a base di carne e cipolla, stufata completamente, frastagliata, che si serve di solito con gli ziti, come se fosse il condimento di pasta. Ma nasce in una maniera curiosa, perché dite la genovese a Napoli,
che senso ha la genovese a Napoli? Allora, la genovese a Napoli nasce dal fatto che i marinai che arrivavano da Genova, per permettersi spesso il trasbordo da Napoli a Genova per tornare, cucinavano per gli altri. E siccome questa carne della genovese è una carne povera, che viene cucinata tante volte, veniva fatta nei mestoloni, finché non si smembrava e non si scomponeva. Il trucco era metterci tanta cipolla, perché quella copriva la bassa qualità della carne. E il nome genovese deriva dal fatto che lo facevano i genovesi. Mentre invece quando sono andato con Bruno Morchio a Genova, noi andiamo sempre in un posto che si chiama Da Maria, che è il posto praticamente più tipico di Genova e più povero di Genova. È dietro Piazza De Ferraris, non si sceglie il posto, non si può prenotare, si entra, ci sono dei tavoloni comunitari dove tutti si mangia insieme e si mangiano i classici piatti genovesi, quindi la pasta al pesto, oppure si mangiano i pesciolini fritti, c'è un unico dolce che è una specie di crema di zabaione con sopra un'unica ciliegia, c'è un vino rosso che ti viene dato scaraffato, ma che è di quello dei bottiglioni, capito, di una volta. Ed è bellissimo perché tu puoi mangiare con gli impiegati del comune, i poliziotti e la bagascia che arriva dal quartiere. Allora, ogni volta che entri in un posto così, scopri una città, un'identità, no? E quindi lo scrittore, da una parte, è il gourmet che va a mangiare la cosa curiosa, e dall'altra, invece, va a scoprire una città e a scoprire le abitudini di una città. Per esempio, a Trieste mi porta sempre in giro il mio amico Vatteinecken, lo scrittore tedesco, che ambienta le sue storie lì, e lui mi ha portato a mangiare la brovada e quei piatti che fanno parte anche della cultura del Carso, con dei vini tra l'altro speciali. In più sua moglie ha uno dei migliori ristoranti che stanno sul Carso, quindi ogni volta che vado lì c'ho la scusa per andarci. E ogni volta che sono andato in una città, o ogni scrittore che era di quella città mi ha portato in un posto meraviglioso a mangiare. Io mi ricordo, vado a Palermo, sono al santuario di Santa Rosalia e curiosamente attacco bottone con l'autista del Pullman. E questo mi dice: ah, ma lei deve andare a mangiare a Sferracavallo, al Delfino Azzurro, a Sferracavallo, mi raccomando, lei non mangi pane, perché se mangia pane crovi, non arriva alla fine della cena. E dico: ma come? No, lei non si preoccupi. E poi si ricordi che lì il caffè non lo fanno. Allora entro in questo posto dove ho scoperto che tutti i miei amici musicisti ci sono andati, quindi dalla banda Bardot ai Timoria, passando per altri artisti come Stefano Bollani, tutti vanno a mangiare in questo posto che fa pesce, e non lo fa normale, lo fa a tonnellate. Quando tu entri non ordini, ti siedi e loro ti servono tutto. L'unica cosa che non servono è il caffè, perché per servirlo ci vorrebbe un'altra licenza di locale. E alla fine, quando tu hai finito tutta questa sfaparanzata di pesce e vedi il vecchietto che te lo pulisce, il pesce fresco di fianco a te, le cozze, le altre cose, scopri che praticamente l'unico cibo che non è pesce che puoi mangiare alla fine sono i fichi d'India freschi che ti vengono puliti e serviti. E chiudo con un ultimo aneddoto. Una delle cene, insomma uno dei pranzi più buoni che ho fatto da scrittore, l'ho fatto a Salerno, in barca, con il mio amico psichiatra criminale e scrittore Corrado De Rosa, che è compagno di scuderia sia mio in Nero Rizzoli che di Pandiani, che mi ha invitato sulla barca di suo suocero e mi ha fatto assaggiare le cozze col provolone, cucinate al momento in barca. Allora, suo suocero, prima che io salissi sulla barca, praticamente stava lavando le cozze a mare. Poi, dopo aver cucinato queste cozze col provolone, mi hanno servito dei pomodori del cilentano con una treccia enorme, grossa così, di mozzarella, che hanno mescolato lì in barca. Allora, io sino a quel momento non andavo in barca, avevo il mal di mare, non riuscivo a... E quando mio amico Bjorn Larsson aveva cercato di convincermi ad andare in barca con lui, ho detto: no, io sto male. Mi ci ha portato De Rosa con le cozze al provolone e con questa cosa meravigliosa dei pomodori cilentani
con la mozzarella, io adesso in barca ci posso andare, e seguo il consiglio dei marinai di mangiare a stomaco vuoto le acciughe, perché le acciughe e un po' di cracker ti fanno passare tutto. Tu dicevi all'inizio di trasmissione che pane e pomodoro è la cosa più buona del mondo. Condivido, io ci aggiungo anche, prima poi una bella spalmata di aglio e un gotin d'oli, come direbbe la mia nonna, e sono l'uomo più contento del mondo. E se volete sapere cosa va a mangiare il Crovi adesso stasera, mi sono fatto una peperonata di quelle... Non puoi uscire. No. Ma tanto la sono già cucinata, hai capito? Però, fantastica. Enrico, tocca a te. Enrico, vai. Guarda, io allora incomincio subito dalla città di Crovi, perché mi è successo dopo una presentazione, una sera mi hanno portato in un ristorante vicino a Segrate, dove io ho mangiato degli ossi buchi con un risotto meravigliosi, che mi hanno ricordato quelli che faceva la mia mamma, perché la mia mamma faceva un osso buco strepitoso. Dopodiché, come diceva lui, dovunque vai... L'ultima volta che mi è successo di impazzire per la bontà di tutto è stato poco un mese fa, quando sono andato in Puglia, e non ero mai stato in Puglia in vita mia, lo ammetto, non ero mai stato in Puglia, e sono rimasto assolutamente secco dal tipo di cibo, dalla meraviglia. Un altro ricordo molto bello è a Salerno, al Festival di Salerno, la minestra stritta fatta dalla mia amica adesso non mi ricordo il nome. Che c'è il ristorante, sì, Sabrina Prisco. Questa minestra stritta è una cosa di verdura con le patate, una cosa meravigliosa, buonissima, stupenda. E poi l'ultima, poi chiudo, mi è anche venuta fame, a Genova, lui tu parlavi di Genova, e a Genova fanno questa cosa favolosa che è veramente la cosa dei poveri, che è la mesciua. La mesciua è una minestra che si fa con tutti i cereali bolliti, ed era quello che rimaneva sul fondo delle navi quando scaricavano i sacchi di cereali, e sul fondo rimanevano quel poco che era uscito dai sacchi, e i marinai, gli scaricatori lo raccoglievano e si facevano questa minestra meravigliosa. Poi io poi adoro i cereali, quindi e poi c'è Parigi, vabbè, Parigi ce l'ha. Choucroute, che è la mia passione assoluta. Poi non abbiamo parlato dei vini, ma io ho avuto occasione di essere ospite, come ben voi sapete, da Selle Mosca, dove ho bevuto delle cose assolutamente spaziali. E, insomma, paese che vai, cibo che trovi, basta essere in compagnia e si apprezza tutto. Bene. Vi ricordo che Storia del giallo italiano di Luca Crovi e Il Gourmet c'era sempre due volte di Enrico Pandiani, sono ovviamente disponibili presso la libreria Cyrano, che è aperta rispettando tutte le norme, le regole dell'emergenza sanitaria, che speriamo possa finire presto, e speriamo di poterci rivedere di persona. Speriamo di avervi fatto venire appetito di cibo e appetito di storie. Noi vi salutiamo e restate sintonizzate sulle pagine di Dall'altra parte del mare, perché qualche altra cosa magari succederà nei prossimi giorni. Un caro saluto a Enrico Pandiani e Luca Crovi. Ciao a tutti. Ciao Luca, ciao Emiliano. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti.